Ok, buongiorno, benvenuti al laboratorio, l'ultimo workshop con Marco Carsetti, Chiara e Tadema di Else Edizioni. Volevo innanzitutto ringraziare chi ci ha ospitato, quindi Pasquale e tutti quelli del gruppo del ristorante Vita Pugliese. Vogliamo anche ringraziare quanti ancora ci inviano mail, per il loro entusiasmo dimostrato per questo nostro progetto. Sicuramente oggi è insomma l'ultimo workshop, ma ci auguriamo di in qualche modo continuare questa esperienza anche con chi ha seguito, tutti i vari workshop. Non tardo, insomma, a passare la parola a Marco Carsetti. Per presentarci, insomma, quello che fanno, il loro lavoro. Buona giornata. Bene, allora ciao a tutti. Vabbè, oggi noi lavoreremo oggi e domani. E adesso facciamo una piccola introduzione, vi raccontiamo un po' che cos'è ELS, il laboratorio, qual è il nostro lavoro, da dove veniamo, perché è nata questa esperienza. Vi abbiamo portato anche un breve filmato su un libro che abbiamo stampato nel 2011 per un po' entrare dentro l'atmosfera del laboratorio, vedere i telai, vedere le macchine di stampa e qualcosa che poi riguarderà anche l'attività pratica che farete da stamattina fino a domani pomeriggio, domani sera. Allora, che dirvi? ELS, siamo fondamentalmente noi tre, e insieme anche però a Fausta Orecchio e a Simone Tonucci di Orecchio Acerbo. Poi con noi ci sta anche un ragazzo che si chiama Shadam Gul Zadran, che è un ragazzo afghano, e una signora bengalese. Che si chiama Mukta, che ci vengono ad aiutare di tanto in tanto in laboratorio. Perché vi dico questo? Vi dico questo perché è un po' la storia di ELS, come ELS è nata. Ovvero noi tre, io, Tadema e Chiara, per tanti anni abbiamo lavorato con rifugiati e richiedenti asilo a Roma e avevamo una scuola di italiano, insegnavamo l'italiano e incontravamo quotidianamente centinaia di ragazzi, di rifugiati e di richiedenti asilo. E il tipo di attività che facevamo con questi ragazzi era un'attività educativa, però molto centrata sulla manualità, i laboratori, i racconti, la raccolta delle storie, le testimonianze e quindi anche l'immaginario. Producevamo libri e quant'altro. Attraverso una rete legata a Goffredo Fofi, Lo Straniero, gli Asini, eccetera, avevamo conosciuto da un po' di anni ormai Orecchio Acerbo e Fausta in particolare. Fausta partecipò diverse volte a una serie di incontri e di iniziative che facevamo a scuola con i rifugiati e richiedenti asilo. E era rimasta molto colpita dal tipo di lavoro che veniva fatto, soprattutto legato alle storie, all'immaginario, alla pubblicazione di piccoli libri, eccetera. Per cui un giorno Fausta venne da noi e ci disse: "Ma perché non ritorniamo alla stampa artigianale, ovvero alla serigrafia? Mi piacerebbe tanto affiancare all'attività di Orecchio Acerbo un laboratorio artigianale, quindi una nuova esperienza editoriale, però focalizzata sulla stampa artigianale tramite la serigrafia. Adesso noi che abbiamo una formazione varia di diverso tipo, ma che poi ci siamo autofermati soprattutto come educatori, di questo, della stampa artigianale, dell'editoria, dei libri illustrati, dei libri per ragazzi, non ne sapevamo assolutamente nulla. Che cos'era la serigrafia, che cos'erano i telai, eccetera, eccetera. Per cui è partito tutto occasionalmente, cioè da strade diverse che si sono incontrate. Fondamentalmente le due strade fondamentali erano quelle editoriali e grafiche di Orecchio Acerbo e quelle più educative della nostra esperienza. E quindi ELS è nata da questo innesto fondamentalmente, un innesto molto strano ma che
Poi nel corso del tempo noi abbiamo anche capito meglio quanto invece questa cosa aveva molto senso e dentro l'esperienza del laboratorio artigianale. Poi vi spiegherò meglio perché, perché è una cosa a cui noi teniamo molto proprio il lavoro artigianale dentro un laboratorio. Cioè ci sono diverse caratteristiche, diverse cose che caratterizzano Elsa ed è appunto l'editoria, il lavoro artigianale, la stampa e l'educazione. Queste cose hanno fatto nascere ELS, ma senza che noi ne avessimo coscienza in qualche modo, e sono cose che abbiamo scoperto poi nel tempo. Per cui quello che abbiamo fatto con Fausto e Simone è stato quello di cercare dei fondi europei, attivare un corso di formazione e lo abbiamo fatto a partire dai nostri bisogni formativi. Prima parlavamo con Stefania dei bisogni formativi di chi propone le formazioni, no? Per cui noi avevamo bisogno di imparare che cos'era una tecnica artigianale di stampa e nello stesso tempo però lo abbiamo proposta a un gruppo allargato di rifugiati e richiedenti asilo, uomini e donne. Per cui ELS è partita con 17 persone provenienti dal Chad, dal Sudan, dall'Eritrea, dall'Afghanistan, dal Bangladesh, dall'India, eccetera, eccetera, che si sono ritrovati a fare un corso su editoria e stampa artigianale e serigrafia. E niente, diciamo, questa sfida ha avuto poi un suo vero lancio imprevisto che è stato dalla pubblicazione del primo libro che è Radici. Non so se lo conoscete, se qualcuno di voi l'ha visto, però Radici è stata una cosa molto strana per noi perché in realtà quando abbiamo cominciato, Fausto e Simone ci hanno fatto distruggere i libri fondamentalmente. Hanno portato tutta una serie di rese che avevano in magazzino e ce l'hanno cominciato a far rompere, strappare per vedere cosa c'era dietro il libro. Alla fine del corso, in cui avevamo fatto un po' di attività anche di serigrafia con dei telai di legno, che saranno poi quelli che utilizzerete tra oggi e domani, c'era l'idea di fare un libro di fine corso, ma doveva essere semplicemente un piccolo libro di fine corso. Invece la cosa ha preso un po' il sopravvento e quindi le persone abbiamo dato questo tema degli alberi, hanno cominciato a disegnare gli alberi, poi Fausta ha trasformato questi disegni per la serigrafia in due colori, abbiamo cominciato a fare attività editoriale e raccolta delle storie rispetto a ciascun albero, per cui le persone si sono ritrovate a disegnare, illustrare il proprio albero, vederselo trasformare per la stampa serigrafica, hanno scritto la loro storia in italiano con un italiano molto stentato, quindi c'è stato un lavoro bellissimo di editing tra di loro, no? E fino alla composizione delle storie e poi siamo andati a stampare il libro, a rilegarlo, a cucirlo e questo è stato il vero lancio di cioè Else si è capito che qualcosa si poteva fare. Perché è nato questo libro ed è nato in un certo modo, no? Come è un certo tipo di oggetto curato in un certo modo, alla rilegatura a mano, alla stampa serigrafica, alle narrazioni, è un libro che ha testo e narrazioni delle stesse persone che hanno fatto tutto il percorso poi per realizzarlo. E imprevedibilmente è diventato il libro più venduto alla fiera Più Libri, Più Liberi di Roma. Per cui questa cosa ci ha sorpreso, no? Era successo qualche cosa che non esisteva prima nel mercato editoriale, nella produzione editoriale, no? Persone che non avevano mai illustrato, che non avevano mai scritto, che non avevano mai stampato, che non erano mai andate a vedere cosa c'era dietro un libro, avevano realizzato un libro che era diventato il libro più venduto alla fiera Più Libri, Più Liberi. E quindi abbiamo detto, ma forse si può fare, forse possiamo provare a far crescere questa esperienza. In realtà ci era sembrato tutto molto più facile di quello che in realtà è, nel senso che è tutto molto più difficile di radici, cioè come si dice è facile cominciare, la cosa più difficile poi è continuare e mantenere l'esperienza, mantenere la guardia alta rispetto alla qualità dei propri obiettivi. E
diciamo, mano a mano il gruppo, questo gruppo molto allargato che vedrete adesso nel video, si è andato piano piano perdendo, come è normale nel lavoro con rifugiati e richiedenti asilo, perché poi c'è chi si è trasferito altrove, c'è chi ha trovato lavoro, chi comunque aveva bisogno di lavorare e guadagnare non poteva stare a lavorare gratuitamente. Insomma, era evidentemente insostenibile immaginare un'impresa editoriale che potesse dare, come dire, delle corrispondenze economiche a 20 persone, cioè grosse case editrici che pubblicano 16-18 titoli all'anno sopravvivono in 3-4 persone, quindi con 3 titoli all'anno non potevi. E quindi mano a mano il gruppo si è disperso e siamo rimasti noi più le persone che vi ho detto. Mano a mano l'attività di ELS si è spostata, cioè non è stata più autoproduttrice di testi e di immagini, ma si è rivolta a illustratori, a testi classici, è andata a fare ricerche, eccetera, e quindi ha pubblicato poi i libri successivi. Diciamo, ecco, questo un po' per introdurvi la nostra peculiarità, la nostra storia, come Else è nata. Adesso forse io ho. Sì, la cosa che vi dico, quest'ultima cosa, poi vediamo il film, poi vi abbiamo preparato delle cartelline con le schede dei libri, così che le possiamo aprire una dietro l'altro e farvi vedere un po' il nostro percorso editoriale. E vi abbiamo preparato anche delle cartelline con delle immagini di un workshop che abbiamo fatto con illustratori a Roma, che si chiamava Grandi Battaglie, in occasione della pubblicazione e presentazione di Re Tigre, in cui abbiamo lavorato con Mara Cerri, con Agostino Iacurci, con Simone Rea, eccetera, eccetera, che non ha, tutti illustratori che avevano pubblicato, eccetera, eccetera, ma che non avevano mai lavorato in serigrafia. E questo ha anche un po' a che vedere con quello che andremo a fare poi praticamente noi tra oggi e domani, perché l'obiettivo dopo questa presentazione è quello di metterci subito a lavorare, perché domani sera vorremmo andare via ognuno con il proprio libro illustrato e rilegato e stampato a due colori in serigrafia su un tema che abbiamo scelto. Il prototipo è questo, vabbè, ve lo faccio vedere dopo. No, la cosa che volevo tornare un po' indietro sul discorso di Elz, cioè l'esperienza di Elz è un'esperienza che adesso sta, diciamo, in mezzo in un percorso che va da un'esperienza educativa e di autoproduzione, no? Si parla molto di autoproduzione anche a Bilbo il Bull. Se ne è parlato molto, ci sono stati incontri miei, cioè i gruppi, le persone, gli illustratori, i fumettisti, gli stampatori, eccetera, si stanno molto muovendo, quindi stanno nascendo molti laboratori artigianali con varie tecniche di stampa, e c'è questa un po' il far da sé e prodursi le proprie pubblicazioni, eccetera, no? Dall'altra parte c'è una crisi del mercato editoriale. E noi l'esperienza di Else è su questa traiettoria qui, cioè nasce da, come dire, un'autoimpresa, no? Per cui si trova un posto, si trova un piccolissimo finanziamento, si comprano dei macchinari, si apprende faticosamente un mestiere molto specifico, molto particolare, e si prova piano piano non a farlo diventare una casa editrice classica, ma comunque avere una produzione editoriale vera e propria, e quindi provare anche ad andare in distribuzione nelle librerie, avere dei contatti diretti con le librerie. Questo percorso è un percorso molto, molto accidentale, molto faticoso, molto, molto avventuroso anche, chiaramente, no? Che ha bisogno di una sua sostenibilità economica, chiaramente, come della sua capacità di rinnovarsi, di avere idee, di immaginare libri, di capire in che direzione andare.
c'è poi la verità più grande per noi che ci lavoriamo, il laboratorio, cioè l'attività artigianale manuale, cioè che cosa vuol dire confrontarsi quotidianamente con una tecnica di stampa e con il libro come oggetto, quindi la carta, i colori, le trasparenze, i macchinari, la taglierina, l'incisione, eccetera, eccetera. Che è proprio una dimensione di vita molto particolare, che era tipicamente quella dell'artigiano, cioè di chi andava dentro un laboratorio e faceva ripetitivamente tutta una serie di operazioni di alta qualità, di alta professionalità, no? Noi non siamo degli altri artigiani, ma obbligatoriamente se stai lì devi diventarlo, insomma è quello che è la sfida, apprendendo un mestiere e tutti i misteri annessi e connessi. E niente, questo. Io direi, se siete d'accordo, poi su queste cose che ho buttato lì, magari se ci sono domande, curiosità, per noi è anche più facile rispondere e approfondire il discorso, perché le cose appunto sono tante, no? Cioè come nasce l'idea di un libro, da dove si parte da un testo piuttosto che da una proposta di un illustratore, da un prototipo, dai limiti delle tue macchine, no? Anche quelli sono qualcosa che poi determina il tipo di libro, quel formato, quel tipo di carta, eccetera. Non è soltanto la creatività e l'estrosità dell'editore o dell'illustratore. Per fortuna nel nostro lavoro abbiamo tanti limiti che ci impongono delle scelte, che sono anche dei limiti poi di creazione, di innovatività del lavoro. Questo è un video vecchio, il laboratorio che vedrete non è quello attuale di Else, è prima, dove stavamo prima della costituzione di Else come società, come... E niente, lo vediamo e poi continuiamo. Ma io mi posso muovere a questo punto? Forse sì. No, ma l'audio non c'è. Poco. Sì, magari possiamo alzare un po'. Lo schermo è pieno.
Vabbè. Questo era il 2011, era proprio subito dopo, l'anno dopo Radici, e i ragazzi che avete visto, c'era Slim Figiari che poi è anche l'illustratore di Animali ed è un ragazzo tunisino. E c'era Mamoun Khalaf che invece è un rifugiato palestinese, c'erano Mukta, Shanaz, Kiran, Beauty e Razia. Vabbè, la cosa che condividemmo in quel periodo, quando ancora non se ne parlava così tanto e come se ne parla oggi, era chiaramente i viaggi e quello che succedeva nel canale di Sicilia e tutte le persone che insomma dalle coste della Libia tentavano perché la maggior parte di loro comunque avevano fatto quel percorso, per cui l'idea era stata quella di raccogliere piccolissime, brevissime tracce non di viaggi ma di saluti, del momento prima della partenza, cosa succede, cosa ci si dice,
chi è l'ultima persona che vedi, eccetera, e accompagnare queste brevissime narrazioni dalla storia di un naufragio veramente accaduto in cui un unico superstite venne ritrovato su questo asse di legno quasi come statua di sale ormai diventato, che loro ci raccontarono, e quindi poi Slim provò a raccontare questa storia. E così è nato il libro. Avete visto quando con Angelo Loi abbiamo pensato di realizzarlo, ci tenevamo a far vedere, lui l'ha girato non con una telecamera ma con una macchina fotografica, per poter stare il più vicino possibile alle mani e a tutti quei meccanismi diciamo tecnici legati alle macchine, perché questo volevamo far vedere, cioè la mano dell'uomo e quel tipo di macchina che diventa prolungamento del suo corpo, però in maniera, come dire, rispettando l'uomo lavoratore. In questo la serigrafia è eccezionale, perché è un tipo di tecnica di stampa artigianale che consente di raggiungere degli alti risultati qualitativi, ma con una strumentazione leggera. Una strumentazione tanto leggera che si può addirittura trasportare e fare dei workshop un po' ovunque. Oggi vedremo come. È una tecnica di stampa che può essere allestita dentro una casa. Cioè, vi abbiamo portato un piccolo libro di una piccola casa editrice portoghese che abbiamo conosciuto alla scorsa edizione di Bologna, che loro hanno fatto un libro ineccepibile come qualità, tutto quanto fatto dentro la loro casa. Cioè, è una tecnica di stampa conviviale nel senso che veramente gli strumenti che utilizziamo sono dei prolungamenti del tuo corpo e non lavorano al tuo posto, no? Ma potenziano la tua possibilità. Non so se avete delle domande prima magari di passare ad altro, farvi vedere le schede dei libri e poi farvi vedere altri procedimenti per creare delle immagini per la serigrafia, così che entriamo più nel merito poi di che cos'è questa tecnica legata all'illustrazione e al libro. State insieme formalmente? Siete un gruppo, un'associazione? Sì, come vi siete formalizzati, ecco. Noi ci siamo formalizzati come SRL, come società, perché la necessità di avere tutta una parte commerciale legata al libro e agli altri oggetti che producevamo ci imponevano questo, che un'associazione non ci permetteva. E quindi siamo nati come società, proprio, come dire, cercando di affermare la volontà di diventare una casa editrice e quindi poter fare tutte quelle cose. Poi adesso, contestualmente all'SRL, abbiamo fatto anche Elsa Associazione, perché invece poi accanto, parallelamente all'attività editoriale, è diventata sempre più importante l'attività educativa e formativa attraverso la serigrafia, sia nelle scuole con i bambini, che nelle fiere, nei festival, nei corsi di formazione, eccetera, perché questa è la strada che si è incrociata dei tre punti, no? Cioè l'educazione e la formazione, la stampa artigianale e l'editoria. Man mano queste cose si sono sempre un po' più consolidate e all'inizio abbiamo avuto più bisogno di concentrarci sulla parte editoriale. E adesso ci stiamo concentrando molto anche sulla parte più formativa ed educativa, perché è un recuperare anche la nostra storia, e lavorare con la serigrafia con tutti, con i bambini in particolare, è straordinario, perché
appunto hai la possibilità di entrare in una classe, portare un telaio e far apparire un'immagine su un foglio bianco e quindi anche proporre la manualità nei contesti educativi crediamo che sia oggi molto molto importante per i bambini e la serigrafia è uno strumento che ci permette questo. Dicevi, cioè, siete nati all'interno di un progetto che era un progetto con delle finalità, diciamo, di integrazione, cioè, connotato appunto da un punto di vista, diciamo, in ambito interculturale, no? In Puglia ce ne sono diversi, ce ne sono alcuni anche storici a Bari, di centri interculturali, quindi mi piacerebbe chiedervi di approfondire un po' proprio la nascita. Tu qualcosa l'hai detta, però. Cioè, voi quindi siete nati come cioè, Fausto Recchio mi raccontava anche che c'era stata questa esperienza proprio della scuola d'italiano per stranieri. Quindi è stato, io questa cosa non l'ho capita, cioè proprio in quel momento che voi avete deciso all'interno di quel percorso formativo di lavorare su un progetto, oppure poi c'è stato un altro passaggio? E poi quanto la dimensione, diciamo appunto, interculturale anche nei vostri progetti educativi di oggi è rimasta presente? Ma, allora, i due. Allora, la cosa era questa, diciamo, nell'ambito dell'educazione attiva, dei metodi dell'educazione attiva, che è la parte, diciamo, dell'educazione attraverso cui noi ci siamo formati, non so se parlo arabo o qualcuno sa di che cosa si tratta, però c'è una grande tradizione in Italia, ma non soltanto in Italia, che è legata. Che lega le scuole e i contesti educativi del formale e dell'informale a una tradizione pedagogica che non è quella, diciamo, di stampo universitario, pedagogico, classico, ma che è chiamata educazione attiva e che ha grandi pedagogisti di riferimento, da Célestin Freinet, ma la stessa Montessori. Diciamo, in Italia. I CEMEA, il Movimento di Cooperazione Educativa e tanti altri gruppi hanno recuperato questa tradizione europea fondamentalmente, facendo nascere tante esperienze, in Italia che hanno anche molto condizionato, cioè, anche a livello istituzionale poi si è arrivati, no? A cambiare la didattica, eccetera, eccetera. Dentro le pratiche dell'educazione attiva c'era qualcosa che si era sperimentato molto in Francia e anche in Italia, che era la lineografia e che era la stampa con caratteri mobili. Cioè, per esempio, questo grande pedagogista Célestin Freinet lavorava nella sua scuola in un piccolo paese di provincia in Francia con i caratteri mobili e scriveva e faceva illustrare ai suoi bambini dei giornalini scolastici che servivano alla corrispondenza interscolastica, ovvero lui insegnava a leggere e scrivere con i caratteri mobili, componevano il giornale e poi con questo giornale facevano corrispondenza, cioè lo mandavano in tutte le scuole di francesi e si scrivevano tra, cioè un'enorme esperienza per. Quindi vi dico questo perché la stampa, cioè la stampa nell'educazione attiva, nelle sue varie forme, è stata sempre molto utilizzata per stampare i manifesti, per imparare a leggere e scrivere, eccetera. Per cui noi avevamo questa sensibilità rispetto alle tecniche di stampa, volevamo portarle dentro la scuola con gli adulti stranieri, rifugiati e richiedenti asilo, perché pensavamo che era un enorme strumento di apprendimento. Tramite la pratica e il fare insieme, che sono que e questo è il fare che connota un po', diciamo. Quindi quando fa e quindi producevamo tanto in termini di materiale scritto, illustrato, eccetera. Quando Fausta conosce questa esperienza, gli dice, ci dà la possibilità di fare un passo in più, no? Inserendo una vera e propria tecnica di stampa come la serigrafia. A quel punto
noi ci siamo distaccati dalla scuola che ha continuato, che sta continuando e che continua a incontrare centinaia e centinaia di rifugiati e richiedenti asilo a Roma, ma noi ci siamo staccati come educatori e formatori, abbiamo costruito il laboratorio di stampa serigrafica, comprato i macchinari, imparato la tecnica, fino a dare vita alla società e al percorso di ELS. All'inizio, come animali, radici e anche erano come due notti, le produzioni editoriali di ELS si connotavano molto, diciamo, come nei contenuti rispetto a discorsi interculturali e autonarrativi delle persone straniere presenti in Italia, mano a mano abbiamo scelto tutti insieme invece di affrancarci da questo, no? E di non connotarci e costruirci un'identità troppo stretta rispetto all'ambito interculturale, ma perché secondo me è autoghettizzante e anche agli stranieri in primis gliene frega molto di meno di pubblicare libri con le proprie storie piuttosto che confrontarsi a un livello più alto con veri autori, veri testi, eccetera, eccetera. Quindi è stato molto naturale, come dire, partire da delle autonarrazioni, da un proprio immaginario e poi andarlo invece a esplorare fuori. E questa cosa secondo me si è trasformata dentro ELS non tanto di avere dei contenuti interculturali, ma di avere un'attenzione molto critica rispetto alla società. Cioè a noi ci interessa, vorremmo avere una linea editoriale che racconti il più possibile il presente, insomma, e quindi questo lo abbiamo fatto per esempio con un autore come Armin Greder nel libro Work, che è un ritratto del presente, e ci abbiamo tenuto molto con lui che lo fosse, insomma. Ma anche Cantico di Fratello Sole, che era un'idea, e quindi San Francesco, che era un'idea venuta prima che Papa Francesco diventasse Papa, infatti. E così. Adesso, sì, anche Re Tigre è un libro che è una storia sul potere, sul potere. Non so se voi su questo volete aggiungere qualcosa. Come? No, vabbè, non è un libro, è il libro. Cioè, Per esempio, Re Tigre, perché deve essere molto chiaro, io ci tengo molto a dirlo e a farlo sapere, cioè, chiaramente noi abbiamo una grandissima fortuna, cioè quella di avere alle nostre spalle Orecchio Acerbo e Fausta. Cioè è chiaro che nessuna esperienza di autoimpresa, come dire, può fare Re Tigre al secondo anno di costituzione se non c'è dietro un'esperienza decennale, chiaramente, no? E chiaramente lì c'è Fausta che ci ha insegnato il mestiere, che educa la nostra capacità di riconoscere il tratto, di riconoscere un autore. Quando Fausta ci ha proposto Gioiyo Un, noi siamo rimasti molto perplessi, no? Perché è un'autrice non semplice, ma ne sentirete parlare sempre di più. Cioè in Italia arriva con Re Tigre, adesso ci sarà un altro libro secondo me bellissimo sugli eroi che sta facendo con... Lei per esempio è un'illustratrice nata dentro i laboratori di serigrafia e quindi che conosce perfettamente la tecnica serigrafica e ci ha detto non riesce a immaginare le immagini se non in modo serigrafico, cioè scomponendo, destrutturando l'immagine, lavorando con le sovrapposizioni, cosa che non è scontata. Poi adesso vediamo magari questo lavoro di formazione, così entriamo rispetto alla tecnica serigrafica, però noi abbiamo lavorato con Joy
con Mariana Chiesa, con Ishinori, che sono tutti illustratori che conoscono perfettamente la serigrafia. E quindi non ci siamo, noi siamo nati dentro un laboratorio di serigrafia, quindi per noi pensare le immagini in un certo modo è scontato, ma non ci eravamo proprio resi conto di quanto fosse difficile per chi invece non si è mai confrontato con una tecnica di stampa. Pensare l'immagine legata a una tecnica di stampa è proprio un altro mondo, no? E invece Mariana Chiesa, Joy e Ishinori sembra tutto semplicissimo. In realtà non, Paper Toys, che sono sei tavole a tre colori, sono straordinarie come loro riescono a giocare con questa tecnica di stampa. Con i colori, con le sovrapposizioni. Armin Greder invece non conosceva la serigrafia, infatti lui, lo potete vedere, lavora con campiture piatte e separate, lavora poco a integrare i colori li tiene separati, no? Perché non conosce la serigrafia. Chi la conosce, come Joy, gioca con i due colori e arriva alla terza forma senza disegnarla, ma nell'incontro dei colori, per esempio. Questo già è un po' qualcosa che ci riguarderà nel laboratorio di oggi, quando andrete poi a illustrare tramite una tecnica del ritaglio della carta, però dovrete lavorare su due immagini separate, cioè un'immagine che viene scomposta in due colori e che lavora insieme, lavora. Come nascono le vostre produzioni? Quindi, insomma, prendiamo Re Tigre, che è quello che conosco meglio. Cioè, voi collaborate con Orecchio Acerbo, cioè proprio lo producete insieme in un certo senso. Cioè, lei vi propone dei progetti editoriali e voi mettete, cioè proprio come è nato quel progetto, che è quello che conosco. Questa è la mia domanda. Allora, Fausto e Simone fanno proprio parte istituzionalmente di ELS, nel senso che i libri vengono coeditati, cioè ELS e Orecchio Acerbo, ma Fausto e Simone però fanno anche proprio parte di ELS come soci. E quindi, come dire, la linea editoriale di ELS è fatta insieme a Fausto e Simone, ma non loro come Orecchio Acerbo e noi come ELS, ma tutti insieme come ELS lo facciamo proprio. Per cui si fanno delle riunioni come si può, in quel caso Joy Yoon era venuta dagli Stati Uniti a Macerata, al corso di Macerata, perché voleva proprio incontrare Fausta e lavorare nella settimana di corso di Fausta, perché conosceva la sua realtà editoriale. Per cui ci siamo visti con Fausta e abbiamo detto: c'è Joy. Fausta conosceva il suo lavoro tramite le pubblicazioni negli Stati Uniti, eccetera. Lei ci ha detto: dobbiamo assolutamente proporgli qualcosa per arrivare a uno storyboard in quella settimana, perché eccetera, eccetera. Abbiamo cercato fra varie cose in archivio che man mano che uno legge, trova e le mette da parte. C'era questo autore, James Tarber, che ci piaceva, che piaceva soprattutto a Fausta e di cui lei aveva una serie di storie. E ce la siamo letta, abbiamo detto: questa potrebbe essere, ci piace come storia, proponiamola al workshop e vediamo che cosa ne esce fuori. E Joy ha fatto uno storyboard in giro di 3 giorni, perfetto, e in 2 mesi il libro era pronto. E poi vabbè, noi abbiamo faticato tantissimo a stamparlo, è stato un libro faticosissimo, però e così sta nascendo un nuovo libro con un altro giovane illustratore spagnolo, sempre presente a Macerata. Qui invece abbiamo proposto un testo di Tolstoi, La fatica, la malattia e la morte, un libro che nessuno mai comprerà con questo titolo. Però no, è una storia. E quello, per esempio, Work, per esempio, è nato da un'idea di Goffredo Fofi, perché andai una sera a casa sua e lui mi fece vedere un libro pubblicato, pensate un po', dal settore scuola della CISL, che era un abbecedario sui lavori, però con illustrazioni degli anni 40, bellissime. E la cosa bella di quel libro è che accanto all'artigiano, al lavoratore, c'era sempre un bambino, c'era anche
gli animali, eccetera, no? E Goffredo mi fece vedere questo libro e buttò lì questa cosa. Secondo me bisognerebbe rifare un abecedario dei mestieri di oggi. E subito ho chiamato Fausto, ha detto: "Oddio, oddio, secondo me è un'idea giustissima, a chi la proponiamo?" Fausto ha detto: "Secondo me Armin Greder è perfetto." E ad Armin, che era lì in Italia perché gli piace venire in Italia, gli avevamo provato a proporre di tutto e gli faceva tutto schifo. Quando gli ho detto: "Facciamo un abecedario dei nuovi mestieri", perché lui gli piace moltissimo lavorare sul rapporto immagine e parola, e quindi condensare questo rapporto in un'unica pagina per lui era proprio il massimo, il lavorare su questo rumore che si può creare tra l'immagine e la parola, e quindi tutto il libro è proprio su questo. Così è. Io volevo sapere il percorso invece che è il tipo di approccio nei laboratori didattici con i bambini. Immagino che non si tratti soltanto di spiegare come la tecnica serigrafica, ma appunto qual è il viaggio che fate fare, qual è il punto di vista dei bambini rispetto ai vostri laboratori. Guarda, sicuramente non si tratta di spiegargli la tecnica in quanto tecnica, quanto più fargliela fare. È proprio il fare, con i telai, con la racla, con la stampa, con i colori. E, per adesso ho percorsi lunghi di costruzione di un libro insieme a loro, non li abbiamo fatti e li cominceremo a fare da gennaio fino a giugno. Ci sono tutta una serie di progetti a più incontri con classi di bambini proprio per il libro, per arrivare al libro. Abbiamo fatto un piccolo abecedario in una scuola elementare in cui loro hanno illustrato la loro lettera legata a una parola. Fondamentalmente abbiamo fatto laboratori di stampa, per cui per esempio abbiamo raccontato dei libri e poi tratti da questi libri una pagina, un'immagine e loro, dopo aver ascoltato la storia, stampavano a due colori l'immagine. E questo per adesso come esperienza con i bambini. Arrivare poi a immaginare il libro e quindi anche i testi, eccetera, è un percorso che ha bisogno di più tempo. Diciamo, l'approccio non è diverso da quello che vivrete voi da questa mattina a domani, per cui partendo sempre da degli spunti letterari e quindi poi da una narrazione personale, quindi da un lavoro personale che poi entra dentro un lavoro collettivo, all'immagine tramite l'illustrazione, a delle tecniche manuali di ritaglio della carta, per esempio, fino alla stampa, fino alla cucitura. Per adesso quello su cui ci siamo concentrati con i bambini è proprio l'attività manuale, dalla stampa proprio alla rilegatura. Vi faccio vedere le schede velocemente. Che faccio? Le apro tutte una per uno. Questo non è un libro, sono le lampade. E, un
Una cosa che cerchiamo di fare è quello, come casa editrice e come laboratorio artigianale, è quello di non... Cioè ci piacerebbe non pubblicare soltanto libri, cioè portare l'illustrazione e le storie su altri tipi di oggetti. Crediamo che cioè, poter presentare a un pubblico di adulti e di bambini un oggetto artigianale fatto in un certo modo è molto importante. È molto importante riuscirlo a fare ed è molto importante che ci sia come proposta. Perché siamo immersi in un mondo fatto di cose e fatto sempre di più in un certo modo, no? E allora poter proporre al tatto, alla vista, alla condivisione di un oggetto fatto in un certo modo, secondo me è un aspetto educativo, intrinseco, intimo, molto, molto, molto profondo. E quindi ci piacerebbe riuscire, però è molto faticoso, è molto difficile, è molto costoso, molto più dei libri. È anche molto più difficile avere idee intelligenti, arrivare a... ma su questo tanti hanno scritto, per esempio Benjamin nelle figure dell'infanzia ha scritto tanto sul rapporto che abbiamo noi con gli oggetti, quanto gli oggetti direttamente e indirettamente ci educano e ci permettono di esprimere, noi stessi. Per cui è una cosa che a noi ci affascina, ci interessa moltissimo, ma è complicatissimo. Produrre queste lampade è faticoso, è molto costoso, è molto difficile commercializzarle. Però è una cosa che ci interessa. Il kit, sono tre lampade con tre storie diverse, c'è Cappuccetto Rosso e poi due storie inventate proprio. Sono quattro immagini che possono raccontare una piccola storia, illustrate da Maria Chiara Di Giorgio, che è una giovane illustratrice che vive a Roma. Però per esempio l'elaborazione di questa lampada e del prototipo è stata lunghissima, perché quando l'abbiamo fatta era fatta in un modo per cui poi la lampadina scaldava e la carta legno si bombava e quindi non funzionava. Allora per capire come risolvere questo problema abbiamo dovuto creare una doppia parete e quindi tutti i calcoli della fustellatura. Poi vabbè, Tadema è la realizzatrice vera della lampada, però abbiamo lavorato con un architetto e quindi pensare il tipo di base, fare il circuito elettrico, insomma sono cose che maturano, non ti inventi così, ci vuole tempo perché si sedimentano le cose che tu noti, no? Del rapporto della materia con l'ambiente, l'umidità, il calore, il freddo, cioè l'impiallacciatura di legno da cui sono fatte le cose, che è uno strato sottile di legno, si chiama impiallacciatura, è un'impiallacciatura di acido che è 6 decimi di millimetri, quindi fina. La cosa che ci piaceva qua era proprio usare la serigrafia per stampare l'impiallacciatura, che quando è spenta la lampadina si vede e non si vede, e quando l'accendi invece l'immagine appare tra le venature del legno, no? Questo architetto amico di Milano usava molto l'impiallacciatura nel design, nell'arredamento, e l'abbiamo trasportata in questo tipo di oggetto. Però ha tutta una serie di complicazioni che anche per stamparla non è semplice, no? Perché fai pressione su una lamina di legno molto molto fina. Vabbè. Però questo del costruire, del fabbricare cose è una parte molto interessante, è molto complicata anche. Velocemente vi faccio vedere. Questo è il kit, e idem come prima. Anche il kit nasce dai laboratori con i bambini e quindi dalla tecnica del ritaglio della carta, perché la serigrafia funziona con matrici che vengono incise su dei telai. Allora,
come si può, a casa non si può fare a meno che non ti ingegni, ma è troppo complicato. Allora, come puoi stampare in serigrafia senza passare per l'incisione, no? E in Latino America ci sono tantissime esperienze legate alla tecnica del ritaglio della carta, che crea una mascherina che si attacca al telaio e ti fa da matrice, in maniera molto 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 semplice. Scoperta questa cosa, abbiamo cominciato a praticarla con i bambini e con gli adulti, ci sembrava che funzionasse, e quindi abbiamo pensato di realizzare un kit per stampare a casa. Voi dite quando, se io, cioè vado veloce perché secondo me io sono molto in ansia perché vorrei cominciare il laboratorio, nel senso che domani deve essere finito il libro e ci abbiamo un sacco di cose da fare. E, vista. Ma qui lo puoi far vedere il kit? Sì, ce l'abbiamo portato. Dopo però il kit lo vediamo bene quando ci mettiamo di là e cominciamo il. Vabbè, allora presento. Prendi la racla. Questo lo abbiamo pensato per stampare un A4. Un A4 un pochino ridotto. Chiaramente anche qua i limiti sono di fabbricazione, nel senso che si potrebbe fare anche più grande e quindi avere molte più potenzialità, chiaramente, no? Però ti devi fermare a un certo punto, perché se ingrandisci il telaio, ingrandisci la racla, la telatura del telaio costa molto di più, cioè tutto quanto. Allora devi. Questo qui ti permette di stampare un A4 ridotto e quindi hai un telaio telato a 77 fili professionalmente, come i telai che utilizziamo noi, che è un ottimo telaio per i colori ad acqua, e il piano di stampa, hai le cerniere estraibili per cui lo puoi sfilare e lo puoi lavare per bene sotto un lavandino. E hai delle silhouette adesive che qui adesso non si vedono perché sono da staccare, per far vedere che tu, mettendo la silhouette incollata qui e poi stampando, puoi fare il negativo, no? E quindi puoi fare la stessa cosa poi andando a ritagliare la carta, per esempio. Ritagliando la carta puoi fare molto di più, poi vedremo nel laboratorio. Le silhouette adesive le mettiamo soprattutto per i bambini, per fargli subito cominciare a stampare e vedere che cosa può succedere. Però la cosa interessante è che poi loro facciano da soli o con genitori, adulti. E ci sono le spatoline per prendere il colore e per poi recuperarlo dal telaio e rimetterlo di nuovo. I colori sono colori serigrafici. Allora, dicevo, le spatoline per prendere il colore e metterlo sul telaio e poi per recuperare alla fine della stampa il colore e rimetterlo all'interno della boccetta. I colori sono colori serigrafici all'acqua e quindi si possono usare come, insomma, le tempere normalmente, però sono dei colori proprio adatti alla stampa su carta. E poi abbiamo appunto anche, cioè noi abbiamo messo gli strumenti che adoperiamo, cioè la racla è la stessa che abbiamo noi, i registri sono fatti allo stesso modo. I registri, come avete visto anche nel video, servono per, una volta che uno ha fatto un impianto, no, del disegno, come vedremo anche più tardi, una volta che io ho deciso dov'è la mia illustrazione, se, quando decido che tiratura voglio fare,
il foglio io lo devo posizionare sempre nello stesso punto e quindi ho bisogno di questi piccoli adesivi. Insomma, qui noi abbiamo messo proprio gli adesivi che usiamo noi, si può fare anche con semplicemente dello scotch, insomma, però ci tenevamo che si usassero gli strumenti propri. E quindi poi anche lo scotch, perché il telaio, prima di essere di avere il colore, di avere l'immagine attaccata, deve essere posizionato in un certo modo qui per proteggere i lati, gli angoli del telaio. E quindi in realtà poi scriviamo tutto nelle istruzioni che sono allegate. E questo è uno strumento di lavoro, infatti non ce lo chiedono soltanto appunto madri o nonni per i bambini, ma anche delle persone che si vogliono avvicinare alla serigrafia, e questo è uno strumento, o insegnanti che hanno magari anche già visto il lavoro che abbiamo fatto con i bambini e quindi ritengono che sia uno strumento utile. Si possono fare veramente tante tante cose con questa. No. Sì, si deforma. Si deforma. Non succede niente. I telai che adesso utilizzerete per il laboratorio li vedrete, sono tutti quanti, ma sì. Però questo è stato, cioè la sciccheria di questa cosa è che è stato tutto verniciato proprio per un po' perché verniciato lo puoi ripulire e non. E poi perché lo protegge dalla... Sì. Però comunque non succede niente di... Questa è la scheda di animali. Ma vi interessa questa cosa? Sì. E... Allora, radici, animali hanno la stessa struttura narrativa, in questo caso però l'illustratore è uno che è Slim Figgiari, il ragazzo che avete visto nel video. E, adesso vogliamo chiudere animali e radici facendola diventare una trilogia. E stiamo lavorando su un terzo libro che uscirà il prossimo Natale, non questo, il 2015, si chiamerà Famiglie, che è un'idea in realtà non nostra, ma di Miriana Farkas, che è un'illustratrice che vive in Svizzera, e che aveva mandato delle illustrazioni con dei ritratti di famiglia, tipo scatti fotografici, in serigrafia fatti, a due colori in serigrafia, perché lei stampa in serigrafia, e aveva la famiglia eschimese, la famiglia degli Stati Uniti, la famiglia indiana, eccetera, per una mostra, ma non sapeva tanto bene che farsene di queste immagini. Gli sarebbe piaciuto, ma non aveva i testi, non sapeva. Quando le abbiamo visto, perché l'idea è proprio lavorare un po' sullo stereotipo anche, no? Non preoccuparsi tanto di quello, lavorare, non so se voi avete visto Segreti e bugie di Mike Leigh, il film, dove c'è lui che è fotografo e fa le fotografie di famiglia, no? Che sono un po' inquietanti, no? Perché da una parte giocano sullo stereotipo e sull'apparenza e quindi, come dire, hai delle cose riconoscibili come luoghi comuni, ma nello stesso tempo però dagli sguardi, dai piccoli dettagli si aprono, come dire, tutti i segreti che le famiglie celano, no? In positivo e in negativo. Questa cosa ci sembrava interessante, lavorare sul ritratto di famiglia come scatto fotografico, quindi proprio immobilizzarla lì. E, nella parte di testo stiamo lavorando come abbiamo lavorato con animali e radici, ovvero raccogliendo storie da tutto il mondo. Quindi la famiglia con una donna etiope, con una donna bengalese, con una donna peruviana, con una donna italiana, con un ragazzo, eccetera, eccetera. E ci facciamo raccontare le loro storie della famiglia. E per non farla lunga, sono racconti che durano 3-4 ore, tutti fatti oralmente, che noi registriamo, facciamo un'intera trascrizione di tutta la chiacchierata e poi andiamo a farlo diventare
I fili narrativi di una storia familiare sono tantissimi, non è uno. Quando si racconta, si comincia dal fratello, poi si passa al padre, la madre, sono tante storie, la famiglia racchiude tante storie. Quindi poi con loro abbiamo scelto la parte che volevamo, e questa cosa sta diventando, che passerà a Miriana Farkas, che dovrà provare a illustrare. Perché poi gli abbiamo chiesto a loro di scegliere il loro scatto fotografico, perché l'altra cosa interessante è che le famiglie non sono quelle, non sono, sono quelle di sangue, cioè madre, padre, fratelli, eccetera. Però se a ognuno di noi qualcuno vi chiedesse qual è la tua famiglia, facciamo tutti una selezione, no? Aggiungiamo qualcuno che magari è più fuori, ne togliamo qualcun altro, e questa selezione è sempre stata fatta dalle persone, per cui diventano famiglie di me e mia madre, o io e mia nonna, oppure Shaddam Afgano è una famiglia di 44 persone, perché per lui è fatto di tutti, no? Quindi è molto interessante come viaggio all'interno di famiglie diversissime. Adesso la sfida di Miriana Farkas sarà quella di fare questi ritratti che non saranno realistici, cioè non, l'autore del testo non ritroverà i tratti della propria madre, della propria nonna, no? Ma troverà l'immaginazione di questa... Stiamo provando a fare questo e chiudere questa trilogia con radici, animali e famiglie secondo questa struttura narrativa. Se il prossimo Natale non lo trovate è perché non ce l'abbiamo fatta. Quindi adesso state raccogliendo le storie. Sì. Va bene. Dimmi. Per nascere, quindi insomma per iniziare un po' il suo viaggio, un libro, materialmente voi ci lavorate, cioè essendo tutte stampe fatte a mano, ricucite, quanti mesi ci sono, ecco, di lavoro, forse un anno, non so, avete iniziato ora a pensare? Vai tu, perché. Guarda, ogni libro ha un po' la sua storia. E per l'ideazione, l'idea e la progettazione, no, non mi fate metterla davanti, mi muoio. E, però ci sono dei libri per cui tipo Re Tigre è stato, c'era questa storia di James Starber che insomma piaceva e si voleva utilizzare. Poi l'incontro con Joy è stato molto veloce, lei ha lavorato subitissimo su su una storia che andava bene, e le immagini erano al posto giusto, non c'è stato bisogno di ritornarci particolarmente, e quindi diciamo si è chiuso molto velocemente. Il lavoro di stampa è stato più lungo, perché per la prima volta lì abbiamo superato la tiratura che solitamente facevamo, che è di 500 copie. Invece con questo libro per la prima volta abbiamo provato a entrare in distribuzione tramite il distributore di Orecchio Acerbo, abbiamo dovuto aumentare necessariamente la tiratura, quindi 1200 copie, che è stato un lavoro di stampa lungo, dove quasi non c'era neanche lo spazio per mettere tutti i fogli di carta ad asciugare, quindi ci abbiamo messo un mese, sì. Un mese ed erano solo due colori. Per altri libri, tipo Il Cantico di Fratello Sole, che erano quattro colori, che però la tiratura era di 500, ci abbiamo messo lo stesso un mesetto nella stampa. E c'è molto lavoro di messa in macchina, quello sì, la preparazione dei telai, che non faremo insieme nel laboratorio perché lavoreremo sul cut and paper, però il passaggio dalla pellicola, dove c'è l'immagine che dobbiamo poi stampare,
l'incisione sul telaio, lì è un momento sempre molto complicato perché possono succedere delle cose, può non aprirsi bene il telaio e si possono perdere dei particolari, quindi quello è un momento molto, molto delicato. Se va bene, poi allora c'è la messa in macchina. La messa in macchina anche lì può creare dei problemi perché a volte la pressione è troppo forte oppure è troppo debole, il colore può dare dei grumi. Quest'anno ci siamo fermati stampando work proprio su quello. C'erano dei fondini neri che dovevano venire belli neri pienamente e il colore invece dopo qualche stampa creava dei grumi e quindi si vedevano dei pallini bianchi. E c'è stato un momento. Creava dei grumi, vuol dire che dei grumi si seccavano sul telaio, non facevano passare il colore e nel fondino nero vedevi tanti puntini bianchi. Un disastro totale perché quello è un libro di fondini neri. Quel disgraziato di Armin ha lavorato. Aveva fatto con tutti i fondini. Tutti i fondini neri e per cui fai le foto. No, c'è stato un momento di panico dire. Proprio, sì. Alla fine abbiamo risolto con il mini Pimer, con il Mulinex, il frullatore, ma abbiamo telefonato ad altri amici serigrafi, abbiamo scritto alla casa produttrice dei colori in Belgio, quindi queste mail, oddio come facciamo? Abbiamo mandato in crisi la produzione del nero in Belgio, perché quando hanno visto queste foto eccetera, hanno detto questo è un problema, per cui si sono riuniti i tecnici, i chimici, che succede? Sì, hanno fatto una riunione apposita per capire. Però non l'hanno risolto il problema. E poi una ragazza, Elisa Talentino, che è una illustratrice e fa anche serigrafia a Torino, Print About Me è il loro nome, ci ha detto guardate, io di solito prima di stampare lo frullo sempre un po'. Vedete se vi può aiutare, abbiamo diluito un altro po' con l'acqua il colore, siamo andati a comprare di corsa il frullino, è andato bene insomma. E poi lì l'altro problema che è successo, che era finito il colore, non avevamo più il nero, perché poi tra tutte le varie prove, le varie cose, era tutto, e dovevamo presentare il libro dopo 2 settimane e non c'era più il nero. Richiama in Belgio, ci serve il nero urgente, urgente, non ce l'abbiamo più. Dobbiamo produrlo, tra 2 o 3 settimane vi arriva. E si blocca tutto, quindi richiama altri amici serigrafi e un altro ragazzo che ha una serigrafia strane edizioni, Enrico, e a San Severino Marche. E ci ha spedito 2 barattoli di colore. No, quello è un libro dove veramente c'è stato un aiuto, un sostegno da tutte le parti d'Italia che ci hanno permesso di finirlo. Quindi insomma però questa cosa che dice Chiara è importante, nel senso che la cosa bella e anche la cosa faticosissima è che succedono tutta una serie di imprevisti che non controlli. Ovvero tu il processo mano a mano che vai avanti lo controlli sempre di più, ma c'è sempre qualche cosa che succede. Puoi aver preso e ripreso 100.000 volte le misure della copertina, eccetera, come nel caso di Work c'aveva 1 centimetro di più. E quindi che fai? Hai tagliato il cartone, lo hai stampato, eccetera, e la copertina è più lunga. Bisogna trovare una soluzione. Certe volte le trovi, certe volte non le... Cioè sono talmente tante le cose a cui che devi controllare che ogni libro, che uno ogni volta che uno ricomincia dice vabbè questa volta non... lo sappiamo, non può no? succedere tutto niente non può di succedere, nuovo. E ma invece... ogni volta succede qualche cosa. No, è che poi una volta trovata la soluzione... È veramente come l'uovo di Colombo, dici, ma così semplice era? E ci sei stato lì preoccupato, in ansia per giorni e giorni, così come anche le lampade, cioè a pensare a quando è stato fatto il primo prototipo, che incollavamo con la colla, no? una materia che in realtà poi con il calore si dilata, ti dici, ma non era possibile pensare che non sarebbe successo nulla, no? E invece bisogna attraversare anche questa serie di errori poi per trovare la soluzione che ti appare improvvisa, molto semplice, di accidenti. Però sì, ogni lavoro ha una sua
Qualcosa di imprevedibile, che è anche poi parte del processo di crescita che noi facciamo, perché ogni libro, ogni stampa ci insegna qualcosa di diverso e di più. Animali che i testi non erano più allineati, ce li trovavamo all'interno del taglio. Oddio, impazziti, come è possibile? Lo stesso formato, la stessa cosa, la stessa impaginazione, così poi alla fine. Vabbè, si risolve, in realtà avevamo cambiato il formato della carta, c'era un centimetro in più di carta per lato, quindi ovviamente sono delle cose che tu a volte vai, sì, in automatico. Sì, perché la prima edizione da cui avevamo poi il formato della carta interna di radici era con la Merida Free Life che ha il 70-100, quindi quando tu lo spacchi a metà è un 35-50. Banalmente abbiamo cambiato tipologia di carta e siamo passati alla materica limestone che è invece 72-102, quindi quando lo spacchi in 4 è 51x36. Quando noi vai a battere, cioè, tutti i testi dove devono essere battuti non te li trovi più nel posto giusto così come avevi calcolato, ma proprio è banalmente. È un lavoro fatto di millimetri, millimetri sono fondamentali. Proprio cambiano la vita, proprio. Sì, poi ci sono anche, adesso per esempio stiamo per cominciare un lavoro su un libro insieme a Mara Cerri che invece lì, come dire, la lavorazione del libro non sarà soltanto poi quella dedicata alla stampa, però partiamo da un testo dei fratelli Mancuso, che sono dei musicisti. Questo testo deve diventare illustrazione e Mara Cerri non conosce benissimo la serigrafia e quindi lì si lavorerà molto anche a tu per tu con Mara nella realizzazione delle tavole e nel ritmo del libro, eccetera. Mara verrà a lavorare in serigrafia per fare proprio delle prove di stampa, per capire come funzionano i colori, quindi sarà una cosa che appunto con gioia abbiamo lavorato, gli abbiamo dato il testo, lei ha fatto lo storyboard, sullo storyboard abbiamo detto due cose, due mesi dopo è arrivato il libro pronto. In altri casi invece la maturazione del libro è molto più lunga. Questo, sì, è il cantico che abbiamo fatto con fermato proprio quando ho parlato io. Qui con questo libro abbiamo imparato davvero bene la sovrapposizione dei colori e le trasparenze come lavorano. Perché Mariana Chiesa, che è un'autrice argentina che vive in Italia da diversi anni, conosceva appunto molto bene la serigrafia e conosceva molto bene anche i colori, come lavoravano insieme. E noi nei libri precedenti non abbiamo usato molto la trasparenza dei colori, anzi quasi per niente. Il primo libro c'era qualcosina, però molto, molto più semplice. Invece qui con quattro colori di stampa, che erano un ciano, un magenta, il giallo e il nero, e il risultato è di sette colori. E lei è stata con noi a lavorare in laboratorio, a fare tutta la ricerca colori, perché abbiamo dovuto cercare i pantoni giusti, capire la quantità di trasparenza da mettere sul primo e sul secondo colore, fare tutte quante le prove e trovare la giusta proporzione tra la trasparenza e la coprenza che dovevamo cercare. E addirittura anche il nero qui ha un trasparente, ha anche una punta di rosso, perché banalmente noi non sapevamo che
anche il nero ha un suo tono, un suo calore, quindi aggiungendo del rosso o del blu gli dai una qualità diversa. E qui è stato molto lungo e faticoso quella ricerca del colore, però abbiamo imparato moltissimo lavorando con lei. Quando diciamo colore, voi dovete immaginare che si tratta di decine di chili di colore. Cioè il Re Tigre è stato stampato con 34-36 chili di colore. Vuol dire fare a mano, questo è un tema proprio, i colori sono un grandissimo tema in serigrafia, vuol dire fare a mano 34-36 chili di colore senza avere la ricetta. Cioè per arrivare... Joy, purtroppo mi sono scordato di portare, ma Joy ci aveva mandato dall'America un foglietto piccolo così, con le prove colore, con quel verde e con quell'arancio, senza il numero di Pantone, perché non erano dei Pantoni, e nella loro sovrapposizione che terzo colore dovevano dare. E Tadema è partito da quel foglietto di carta. Per cui vai a vedere a quale tipo di Pantone assomiglia di più, vedi che cosa c'è dentro e comincia grammo dopo grammo. E rimpara, perché intanto avevamo cambiato anche tipologia di colori, perché prima usavamo dei colori con il diluente, fino al Cantico noi abbiamo lavorato purtroppo con colori a diluente e poi abbiamo trovato, insomma, appunto incontrando appunto Enrico di Strane Edizioni, questi portoghesi che ci hanno fatto conoscere la meraviglia dei colori ad acqua, e che però si comportano in maniera totalmente diversa, sia appunto per quanto riguarda la composizione, no? Perché per fare un tipo di colore magari col diluente avevi bisogno di quella quantità di colori in quella proporzione, invece con questi altri è stato un imparare di nuovo a gestire tutto il processo di composizione. Esatto. Il che significa rifarlo di nuovo, perché comunque anche se normalmente una ricetta in piccolo, poi quando la vai a rifare, cioè ti trovi quei grammi così in grande, ovviamente pur avendo una bilancia che pesa il grammo, però... Sì, sono giorni di lavoro, fare un colore è veramente giorni. Eh sì, non è il diluente che dà la trasparenza, è proprio la pasta trasparente, cioè questi colori hanno una base trasparente che ha una certa percentuale di trasparenza comunque molto alta, e tu più li pigmenti cercando di tenere però sempre quel tono, e più diventano coprenti. Hai visto, sì, che partiva da una base bianca, quella è una base trasparente che poi viene pigmentata. Quelli erano colori assolventi che comunque sono un altro paio di mani, però più o meno il procedimento è quello. Quei colori assolvente hanno un ricettario, cioè c'è un librone, tu prendi il Pantone e lui ti dice devi mettere 600 grammi di base trasparente, 10 grammi di nero per arrivare a quella, è la formula, ed effettivamente ci arrivi. I colori ad acqua non hanno ricettario. Ma tipo nel kit c'è anche la pasta trasparente? No, cioè ci sono i colori pronti. I colori sono già trasparenti. E hanno un certo grado di trasparenza per... Work ne abbiamo parlato, erano come due notti, l'abbiamo visto. Questo è per noi è un libro di grandissima soddisfazione, perché ma non perché ci piace molto e tutto quanto, ma il fatto di essere riusciti in serigrafia a riprodurre la matita per noi è proprio
perché avevamo sempre un po' questo, come si dice, questo complesso di inferiorità, cioè nel senso che la serigrafia può lavorare sulle campiture, sul tratto più forte, no, eccetera, ma non riprodurre l'estremamente fino. Invece poi, se lo guardate da vicino, questa salamandra è stampata in serigrafia a due colori e quasi non si percepisce la differenza dalla matita. Cioè, riuscire a darsi questa possibilità in più per noi è stata... Cioè, veder affiorare sulla carta il puntino è stata proprio una grandissima soddisfazione, perché vuol dire che sei arrivato ad incidere i telai in un certo modo, che riesci a lavorare sulla trasparenza, cioè, e riesci a produrre le pellicole in un certo modo da un originale fatto a matita, che era una cosa che fino all'anno scorso pensavamo che non avremmo mai potuto fare, e quindi i nostri libri si dovevano caratterizzare necessariamente, no? Cioè, quando Armin, per esempio, ha visto questo, ha detto, ma posso fare, io non credevo che potevamo riprodurre questo, ma se possiamo fare questo, possiamo fare tutto. Con Armin abbiamo riprodotto anche il suo pastello a cera. Dopo ve lo faccio vedere, c'è una stampa, ce l'abbiamo quella di Armin qua? Qual è l'uomo? Sì. Non l'uomo, i bambini. Vabbè, insomma, questo per dirvi un po', e vabbè, poi lo vedete, è un pop-up, no, questo... E vabbè, qui c'è la straordinaria bravura di Maurizio Quarello, ma poi nell'oggetto libro di Luigi e Giovannangelo, che lo sta animando, parte con un plotter a laser, ma molto a mano, poi la struttura la devi fare, la devi immaginare, la devi calcolare, è molto lungo e faticoso come lavoro. Questo sono Raphael Wheeler e Mayumi Otero, anche loro nascono come illustratori a Strasburgo dentro una scuola che ha laboratori super attrezzati, e quindi loro cominciano a crescere come illustratori con la serigrafia, no? Questa è una cartella, poi la vedete, la potete... Dopo magari ci prendiamo una pausa, li potete guardare con calma, perché è molto... Per esempio, in questo lavoro, cioè, mentre hai tutta una facilità, no? Loro ti danno il file che non deve essere ritoccato perché è già tutto pronto, così, però loro, essendo serigrafi e avendo anche in mente la riuscita, perché loro stampano, avendo un uso diverso dei colori, lì è stato per esempio un impazzimento cercare di capire, di interpretare, oltre ad andarsi a vedere appunto i loro libri, come usano il colore, per cercare di andare quanto più vicino al loro tipo di stampa, e non è semplice. A un certo punto ci è venuto un colpo, perché mandiamo le foto delle stampe che stavamo facendo, noi soddisfattissimi di questi colori, proprio vai, sono meravigliosi, eccetera, mandiamo le foto e Raphael ci risponde perfetto, bellissimo, eccetera. Chiaramente non era così, perché poi nella mail continua dicendo sappiate che non è detto che i colori debbano per forza far lacrimare gli occhi, no? Perché a lui al video gli sembravano molto flu, molto, in realtà sono accesi. E in realtà non era come lui li vedeva, era diverso, ma comunque non è come li usano loro. Loro li abbassano
molto, e noi abbiamo faticato moltissimo ad abbassare la luminosità di questi colori. Però la cosa interessante è che quando siamo andati a Bologna a incontrare Rafa, glielo abbiamo portato, per lui è anche stata una scoperta invece questo, vedere questo. Non è come loro li usano, ma è una cosa che gli è piaciuta moltissimo arrivare a quel risultato. Vabbè, radici. E queste, per esempio, anche queste schede che vi sto facendo vedere, anche questo è tutta professionalità che va appresa, cioè fare una scheda di presentazione del libro non è una cosa semplice. E chiaramente qui l'aiuto di Fausta per noi è stato fondamentale, cioè immaginare come distribuire l'immagine, il testo in quello spazio, in tre essere, eccetera. C'è una domanda tecnica su... Voi sapete come sono state costruite, ovviamente... Ok, voi sapete come sono state costruite ovviamente queste immagini, le originali, no? Lei ha lavorato in digitale o, per esempio, mi viene un dubbio, no? Cioè quella parte arancione all'interno dell'elefante, no? Quella sovrapposta. Quelle macchie sembrano quasi monotipia, no? Cioè sì. Come ha lavorato così? No, ho lavorato in digitale. In digitale, sfruttando delle texture utilizzate in precedenza, tagliate. Ok, mi interessava questo. Sì. Ok. Ma... Lei vi ha mandato dei file digitali, ovviamente. Sì, ma lei lavora su dei bozzetti, su degli schizzi, su delle idee, eccetera, e poi dopo definisce tutto al computer. Ok, sì. Per esempio, qua prima dicevo della terza, abbiamo il terzo colore, ma abbiamo anche la terza forma data dall'incontro dei due colori, no? Qui lo vedete nella palma, questa palma che si crea, no, nel corpo della tigre con l'arrivo del secondo colore, no? La vedete? Ma questo, cioè, immaginarlo non è complicatissimo. Diciamo, lavorando in digitale, se qualcuno però lavora in digitale, diciamo, ci si arriva a progettare più facilmente. In questo modo. Interessava proprio come era stata costruita l'immagine. Cioè se era stata digitalizzata o se era pensata già in digitale, però... È pensata, pensata in digitale. Però anche questa cosa è interessante per la serigrafia, come una tecnica di stampa iper artigianale si lega a un'elaborazione delle immagini invece tecnologica, no? È come queste due cose comunicano perfettamente, perché noi possiamo andare proprio a elaborare delle immagini per la serigrafia come, no? Con china, rullo, scratch o addirittura col ritaglio della... Però possiamo arrivare a farlo direttamente in digitale, oppure da un disegno digitalizzarlo e rilavorarlo. Per esempio Armin, quello che ci diceva di Work, che per lui gli originali di Work sono quelli, non ce ne sono altri, è la stampa, cioè la stampa serigrafica crea degli originali che non esistono altrimenti. E questo anche è interessante, secondo me, è quella cosa che offre alle stampe fatte con la serigrafia, ma anche con altre tecniche di stampa, quell'aura ancora particolare, no? Di quando le vedi c'è un'originalità, un qui e ora, un po' tipico dell'opera d'arte unica, no? Come dire, cioè è una tecnica per la riproduzione
però ti offre la potenza del qui ora, dell'originalità in qualche modo. E questo lo fa tramite metodologie che vanno dall'ipermanualità a utilizzo di tecnologie. Anche Blex Bolex, chi lo conosce, nasce dentro un laboratorio di serigrafia, ha lavorato tanto con le tecniche artigianali, però adesso lui disegna solo al computer. No, offset. Però chi ha un occhio serigrafico, quando guarda il lavoro di Blex Bolex, capisce immediatamente. È molto simulare comunque il tetto serigrafico, no? Con i retini, con tutte quelle robe digitali. Però lui lo fa perché lui è la sua immagine è, viene da lì, viene, no? Va bene. Facciamo una pausa, sì. E poi secondo me quando rientriamo velocissimamente facciamo vedere quelle cose e poi cominciamo a...